Buongiorno, questo è Daily Prime Pagine, il podcast dell'ANSA per dare un'occhiata ai titoli e alle notizie delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali e approfondire i temi più interessanti con la lettura di un articolo di giornalisti e giornaliste della prima agenzia di stampa italiana. Buongiorno da Riccardo Rimondi, oggi è mercoledì 3 aprile 2024. La strage dei 7 volontari di World Central Kitchen, uccisi dai missili dell'esercito israeliano a Gaza, è la notizia di apertura dei principali quotidiani. Intanto in Italia, nella Commissione Affari Costituzionali del Senato, arriva il primo via libera all'elezione diretta del Presidente del Consiglio. E tiene banco il caso di Ilaria Salis, con Budapest che avverte Roma. Inutili le richieste per liberare l'italiana. Nel frattempo, a Palermo, la vittima dello stupro di gruppo di luglio 2023 è stata minacciata di morte perché ritirasse un'altra denuncia di violenza. In evidenza anche il nuovo libro intervista di Papa Francesco, che attacca padre Georg, l'ex segretario di Benedetto XVI. Sul fronte economico scatta l'allarme sul superbonus. Senza cessione del credito, 15.000 condomini sono a rischio stangata. E nella notte un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la costa orientale di Taiwan. Si tratta del sisma più potente degli ultimi 25 anni per l'isola. Tutti gli approfondimenti si trovano sul sito dell'ANSA. Partiamo dalla strage dei cooperanti. Portavano cibo, uccisi a Gaza, è il titolo in prima pagina del Corriere della Sera. Un drone colpisce 7 volontari. Israele ammette l'errore. Gli Stati Uniti, ora indagare. Intanto l'Iran promette ritorsioni dopo l'attacco a Damasco e l'ONU chiede di evitare l'escalation. Nelle pagine interne leggiamo che il premier israeliano Netanyahu ha definito la strage un tragico attacco non intenzionale su persone innocenti, cose che, purtroppo, succedono in una guerra. Allo stesso modo, le forze di difesa israeliane si sono dette sinceramente addolorate per l'accaduto e il presidente Isaac Herzog si è scusato. Tuttavia, si legge, gli attacchi non intenzionali sono stati almeno 3, a distanza di qualche minuto l'uno dall'altro, il tempo di caricare i feriti della prima auto colpita sull'altra e proseguire, essere colpiti di nuovo, caricare tutti sull'ultima vettura e morire tutti, scrive il quotidiano. Le vittime sono 3 britannici, un australiano, un polacco, un americano canadese e un palestinese. Facevano parte del team che nei giorni scorsi aveva aperto la rotta marina da Cipro alla striscia di Gaza per far arrivare cibo ai palestinesi. La ONG, fondata dallo chef José Andrés, ha sospeso la distribuzione dei pasti. Il governo israeliano deve smettere queste indiscriminate uccisioni, ha scritto lo chef su X. Deve smettere di limitare gli aiuti umanitari, smettere di uccidere civili e lavoratori umanitari, smettere di usare il cibo come un'arma. L'americana Nera, un'altra ONG che distribuisce pasti da decenni in Palestina, ha annunciato una pausa nelle attività e spiega al quotidiano non era mai successo. Per lo scrittore Asaf Gavron è l'ennesimo orrore di questa guerra. Da mesi ormai, dice, causiamo danni anche a noi stessi. E ancora, aggiunge, è impossibile distruggere totalmente Hamas, ci credono soltanto gli estremisti al governo. Intanto, dopo che lunedì un attacco israeliano ha colpito la sezione consolare dell'ambasciata iraniana a Damasco, uccidendo alcuni alti ufficiali, tra cui il generale Mohammad Reza Zahedi, i vertici di Teheran promettono vendetta. Duro il commento del segretario dell'ONU Guterres. Non è stata rispettata l'inviolabilità dell'ambasciata. Spostiamoci ora su Repubblica, dove leggiamo che il governo Orban attacca Salis. Non è una martire, il titolo in prima pagina del quotidiano, che riporta anche l'ultima idea che circola nel PD, cioè quella di candidare Salis, attualmente detenuta nelle carceri di Budapest, come capolista alle europee nelle isole. Nelle pagine interne leggiamo le dichiarazioni su X del portavoce del governo Zoltán Kovács. Dobbiamo chiarire, ha scritto, che nessun gruppo di estrema sinistra dovrebbe vedere l'Ungheria come una sorta di ring di pugilato, dove arrivare e pianificare di picchiare qualcuno a morte. Il riferimento è all'accusa per Ilaria Salis di aver aggredito un gruppo di neonazisti a Budapest nel giorno dell'onore. Il portavoce del governo aggiunge che nessuna richiesta diretta da parte del governo italiano o di qualsiasi altro importante mezzo di informazione al governo ungherese renderà più semplice difendere la causa di Salis, perché il governo, come in qualsiasi
qualsiasi altra democrazia moderna, non ha alcun controllo sui tribunali. Al governo ungherese replica Roberto Salis, padre di Ilaria, con sarcasmo. Il processo, dice, è già stato fatto, il verdetto è già stato emesso, non si capisce perché proseguano con le udienze. Altro fronte caldo è quello delle riforme. Primo sì al premierato, slitta la legge elettorale, titola La Stampa. Ieri la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha dato il via libera all'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Nelle pagine interne leggiamo che è stato approvato l'emendamento all'articolo 3 del disegno di legge con quel cuore della riforma. Sono state inserite le modifiche proposte dalla ministra Casellati dopo le critiche di molti costituzionalisti. Conte però va all'attacco, si danno solo altri poteri al Presidente del Consiglio. Veniamo al Messaggero con una notizia di cronaca. Minacce alla vittima dello stupro di luglio. Indagine a Palermo, è il titolo del quotidiano. La ventenne aveva denunciato un altro abuso e, spiega, un ragazzo e la madre volevano farmi ritrattare. La ragazza, che era stata vittima dello stupro l'anno scorso al Foro Italico, è stata inseguita, minacciata di morte e sequestrata per circa un'ora da madre e figlio. Mentre con lei c'era anche il fidanzato, che è stato immobilizzato. Ora la giovane ha lasciato Palermo. E andiamo ora sul quotidiano nazionale, che riporta alcuni passaggi del libro intervista Il successore, confezionato con Javier Brocal da Papa Francesco. Ratzinger mi difese dai cardinali, il titolo nelle pagine interne. Bergoglio, nell'opera, rievoca i buoni rapporti col predecessore e attacca padre Georg. Al funerale mancò di umanità e nobiltà, afferma, e annuncia un cambiamento netto rispetto alla tradizione per il suo funerale. Per me, niente catafalco al rito funebre. Passiamo ora all'economia con il Sole 24 Ore. Super bonus, senza cessione del credito, stangate in vista per 15.000 condomini, titola il quotidiano. La tagliola della cessione dei crediti si sta trasformando in una trappola per almeno 15.000 condomini in tutta Italia, si legge. Il decreto 39 del 2024, in vigore dal 30 marzo, rischia di mandare all'aria calcoli già effettuati e delibere approvate senza avviare i lavori, allargando la platea degli esodati del superbonus. Il decreto mette in fuori gioco anche chi ha solo pagato un acconto. Non potrà più utilizzare lo sconto in fattura, ma soltanto la detrazione, rischiando di lasciare i lavori a metà. E ora torniamo alla politica internazionale. Ieri, a oltre 4 mesi dal loro incontro in California, il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping si sono parlati al telefono. Su questo leggiamo un approfondimento dell'ANSA. Lo firma da New York Serena Di Ronza. Prove di dialogo tra Washington e Pechino nel pieno di tempeste globali che sembrano ingovernabili anche dalle due superpotenze. Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping si sono intrattenuti per oltre un'ora e mezza al telefono per fare un check sull'evoluzione dei loro rapporti dopo l'incontro nel novembre 2023 in California. I due leader hanno parlato a tutto campo, dall'intelligenza artificiale al clima, passando per la lotta al fentanyl, i cyberattacchi e il Medio Oriente. Un dialogo franco e costruttivo, come lo ha descritto la Casa Bianca, dal quale sono emersi ancora una volta i nodi di Taiwan e Ucraina e le distanze sul fronte economico. Pur notando che la Cina, in quanto paese sovrano, può decidere i suoi rapporti con Mosca, Biden ha sollevato con Xi le preoccupazioni americane sul sostegno di Pechino alla Russia nel ricostruire la sua industria di difesa, in particolare per l'impatto che potrebbe avere sulla sicurezza europea nel lungo termine. La guerra di Putin contro Kiev sarà probabilmente uno dei temi che il segretario di Stato Antony Blinken affronterà nel suo viaggio in Cina nelle prossime settimane. Una trasferta durante la quale potrebbe tornare a premere su Pechino affinché faccia leva sull'Iran per allentare le tensioni nel Mar Rosso, dove gli attacchi degli Houthi stanno esacerbando le tensioni, l'instabilità e i flussi commerciali, ha riferito un funzionario della Casa Bianca. In agenda per Biden e Xi anche un altro tema caldo, Taiwan. Ad un mese dall'insediamento nell'isola del nuovo presidente filo-occidentale Lai Ching-te, il presidente americano ha ricordato a Xi il rispetto degli Stati Uniti per la politica dell'unica Cina e messo in evidenza l'importanza di mantenere la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan, oltre che rispettare la legge e la libertà di navigazione nel Mar della Cina. Il presidente cinese ha risposto secco: la questione di Taiwan è la prima linea rossa insormontabile nelle relazioni sino-americane e Pechino non intende lasciare che le attività separatiste, la connivenza esterna e il sostegno alle forze dell'indipendenza di Taipei restino incontrollati. Divergenze fra i due leader sono emerse anche sul fronte economico, dove i dati
dazi dominano i rapporti bilaterali. Gli Stati Uniti continuano infatti ad essere preoccupati dalle politiche scorrette e non di mercato applicate dalla Cina e che saranno oggetto della prossima visita del segretario al Tesoro. Janet Yellen volerà a Pechino a giorni con l'obiettivo, ha fatto sapere il Tesoro americano, di capire meglio lo stato di salute del settore immobiliare cinese e soprattutto per recapitare un messaggio chiaro. Gli Stati Uniti continueranno ad agire affinché la tecnologia avanzata americana non minacci la sicurezza nazionale del paese, come ha detto Biden a Xi, riferendosi alla stretta alle esportazioni di semiconduttori verso Pechino per contenere l'avanzata cinese nell'intelligenza artificiale e non solo. Un blocco più volte criticato dalla Cina. Se gli Stati Uniti insistono nel sopprimere lo sviluppo high-tech della Cina e nel privarla del legittimo diritto allo sviluppo, non staremo a guardare, è stato il monito di Xi. I rischi dell'intelligenza artificiale sono stati un altro dei temi toccati dai due, così come i cyberattacchi e le interferenze sulle elezioni. Su questo siamo sempre stati molto chiari con la Cina e tutti gli altri paesi, ha spiegato un funzionario della Casa Bianca, illustrando i contenuti del colloquio. I cyberattacchi sono una delle preoccupazioni che gli Stati Uniti hanno da tempo verso la Cina. Siamo stati chiari pubblicamente e privatamente sul fatto che agiremo di fronte alle minacce alla nostra sicurezza nazionale. Per gli aggiornamenti su queste notizie, per le top news e gli approfondimenti su tutti i temi del giorno, andate su ansa.it e ricordatevi di seguire il podcast Ansa Daily sulla piattaforma su cui ci ascoltate. Per oggi, con Daily Prime Pagine, è tutto. Vi saluto, augurandovi una serena giornata.